voce con lo chef Bruno Pietra della scuola alberghiera di Dronero. Siamo con il nostro ricettario cucino Expo Sum, quindi ci identifichiamo con l'Expo di Milano 2015 e lo facciamo cercando di recuperare il rapporto con le radici. Ovviamente radici per noi in questo caso vogliono dire cibo, vogliono dire cultura e tradizione di un territorio, e parliamo di Barbaria. Barbaria cos'è sostanzialmente? È una farina, un misto di farina di segale e farina di grano tenero, che può essere a volte addirittura anche integrale, quindi un Barbaria anche con un colore molto più intenso di questo. Questa qua che abbiamo qua è una farina tagliata tra segale e grano tenero 00. Il piatto che vi proponiamo è un piatto che si chiama lasagnasse. Io procederei con la ricetta, quindi noi qua abbiamo impastato semplicemente le due farine, 70% di grano tenero e un 30% in questo impasto che vedete qua. Tagliamo delle, diciamo, losanghe, delle strisce di pasta con semplicemente con... Difatti vediamo che comunque la pasta è molto compatta. Proprio per effetto della, sì, di questa farina tiene molto bene, ad alta tenuta. Non si appiccica, quindi è anche di facile utilizzo. Allora, noi mettiamo dei porri, i porri li ho tagliati, ecco, è importante forse tagliare i porri, visto che ho fatto un taglio lungo, anche qua lasciare quello che noi chiamiamo il taglio julienne, cioè lasciare un taglio lungo. Tipo crudite. Tipo, sì, sicuramente. Poi si fanno, diciamo, rosolare assieme al burro, si aggiungono le patate. Ecco qua. Ecco, questo è il letto che accoglierà. E diciamo la nostra lasagnassa di Barbaria. La nostra. Mettiamo pure giù la pasta. Qui l'acqua bolle. Metto un po' di acqua di cottura, perché se non mettessi un po' di acqua di cottura qua dovrei mettere un po' di crema di latte oppure dovrei mettere altro burro per non far bruciare troppo. Conviene mettere un po' di acqua di cottura, così il piatto è anche un po' più leggero. Altra cosa importante, questo tipo di pasta ha una sua sapidità? Sicuramente, è una pasta che richiede qui in questo contesto pochissimo sale, perché già il grano, il Barbaria, è un grano, diciamo, molto quindi pronunciato. Stringiamo sempre la mano del, certo, sale, perché abbiamo a cuore la nostra salute. Certo. Sto a posto. Quindi teniamo, ecco, qualsiasi pasta che noi vogliamo fare, si può fare, qualsiasi salsa, però ecco, teniamolo molto molto, diciamo, bianca. Andiamo a impiattare, prendiamo il piatto grande. Abbiamo il nostro piatto che fondo in modo da cogliere bene tutta la pasta e mantenere il calore. Io vedete che non ho ancora messo il grana padano qua, perché non l'ho messo? Per evitare che poi mi fili quando lo prendo, ma nulla vieta prima di servirlo di mettere, diciamo, il grana padano, il formaggio grattugiato, per dare maggior, diciamo, si sente proprio il profumo della pasta, evitando di mettere sapori, diciamo, salse troppo pronunciate. Si sente il profumo, si può mettere anche un po' di porri. Il nostro piatto è pronto, via, metti pure via. Si può terminare con... Ritorniamo alle aromatiche per la decorazione finale. Si può decorare con, diciamo, le due... Io direi che questo è anche un piatto ad alta sostenibilità del territorio. Sicuramente. Oltre che della salute. Con questa ricetta una doppia proposta legata al nostro territorio. Morregalese, un dolcetto delle langhe morregalesi, un vitigno che offre una gradazione alcolica leggera, assolutamente gradevole in abbinamento al nostro piatto, oppure, perché no, una birra fatta con le patate d'entracque.